Buongiorno, buongiorno, nuova puntata di Radio Packaging. Vorrei toccare un argomento molto attuale, è appunto il discorso di ecosostenibilità. È un argomento, l'ambiente è assolutamente caldo, è attualissimo ed è un argomento che non possiamo appunto esimerci da non parlarne per il semplice motivo che essendo noi nel packaging, di conseguenza qualsiasi industria, qualsiasi consumatore, qualsiasi buyer ne tiene in considerazione. Un aspetto veramente importante, la prima domanda che mi viene è: più ecologico utilizzare un materiale sostenibile o l'uso di plastica riciclata? Questa è la prima domanda che noi dobbiamo porci in questa puntata di Radio Packaging, perché c'è veramente un big spoiler che, anche se non è quello che comunemente si pensa, in realtà usare un packaging in plastica riciclata è molto più eco-friendly rispetto a qualsiasi altro nuovo materiale sostenibile. Questo è un aspetto che non tutti conoscono, non tutti sanno, però va educato il consumatore, il buyer e la stessa industria. Deve capire che questo è un aspetto da non sottovalutare rispetto a mettere sul mercato materie nuove. Perché? Partiamo dal principio dell'economia circolare, che è un principio fondamentale per la salvaguardia dell'ambiente, un modello di pensiero che va oltre l'ecosostenibilità è prendere in considerazione la delicata acquisizione tra materie prime attualmente prodotte e sistemi di produzione per nuovi materiali. Vuol dire che realmente l'uomo ha messo sul proprio terreno, nella propria casa, nel mondo, dei materiali come la plastica, dei derivati dal petrolio, che non possiamo toglierli da questo pianeta. Possiamo però riciclarli. Quindi il fatto che realtà tipo Coca-Cola, che sopra la sua bottiglietta scrive fatta con l'80% di plastica riciclata, nella bottiglietta in plastica, sta a significare che non può farlo al 100% perché realmente non si può utilizzare una plastica 100% riciclata, però l'80% vuol dire che non la vado a disperdere nell'ambiente, ma la riutilizzo. E la posso riutilizzare all'infinito per l'80%. Mentre se io uso un prodotto anche biodegradabile o ecosostenibile, io automaticamente non vado a sfruttare innanzitutto la plastica che esiste già sul pianeta e due, comunque vado a mettere materie nuove. Quindi di conseguenza questo è assolutamente controintuitivo. Faccio un esempio per capirci molto velocemente. Ci sono delle realtà nel settore delle carni, nella fattispecie da carni bianche nel libero servizio, che hanno fatto del loro posizionamento, esempio biologico, un must verso il consumatore. Il consumatore percepisce questi brand, è sicuramente leader nel mercato, dove loro stessi sviluppano un packaging verso l'ecosostenibilità per rimanere posizionati nel biologico. Quindi di conseguenza parlare una lingua sola verso un target di riferimento che molto spesso è sensibile oltre al bio anche all'ecosostenibilità. Hanno messo le cosiddette vaschette in paper seal, in carta, dove all'interno poi c'è la bistecca a skin, cioè termosaldata a vista. Realmente le vaschette vecchie che erano in polistirolo, che quelle sono state bannate, sono state sostituite da quelle in plastica. Altra realtà, sempre magari nelle carni, in questo caso magari mi viene in mente carni rosse, hanno utilizzato appunto la vaschetta in plastica e non la vaschetta in carta. Quelle vaschette, se sono con plastica riciclata, teoricamente fanno parte di quella economia circolare di cui parlavamo prima. Il consumatore e il buyer e l'industria deve capire, comprendere che è comunque ecosostenibile perché si va a sfruttare della plastica posizionata attualmente all'interno del nostro pianeta che non possiamo assolutamente smaltire, ma possiamo solamente riutilizzare. Io con la pillola di oggi di Radio Packaging vi lascio e vi ricordo sempre che non esiste un prodotto di qualità senza che il packaging stesso trasmetta la qualità del prodotto.